Buongiorno, buona giornata e buona settimana a voi tutti, cari amici, dal vostro Nicola De Lucia. Come state? Avete passato un buon fine settimana? Ebbene, sono qui quest'oggi per parlarvi dell'evento speciale pay-per-view del brand di NXT Gran Bretagna, United Kingdom, che ha svolto la seconda edizione del Takeover Blackpool, nella cittadina appunto britannica del Lancashire in Inghilterra. Allora, veniamo ai risultati. Show che si è aperto con due incontri dalla durata, diciamo, abbastanza accettabile. Il primo match ha visto Eddie Dennis battere Trent Seven in 8 minuti e 15 secondi. Il secondo match è stato quello femminile, titolato per il massimo titolo femminile di NXT United Kingdom, dove la campionessa Kyla Ray si è confermata battendo in un triple threat Toni Storm e Piper Niven in 13 minuti e 10 secondi. Poi gradualmente siamo passati a una degustazione di divertimento un po' più ampia. Tyler Bate ha battuto Jordan Devlin in 22 minuti e 25 secondi e il pre-main event ha visto purtroppo il nostro connazionale Fabian Eichner dell'Imperium perdere, lui e gli altri team, dove i Gallius, Mark Coffey e Wolfgang hanno mantenuto i titoli di coppia in un 4-way tag team ladder match in 25 minuti, battendo appunto l'Imperium con l'italiano Fabian Eichner e Marshall Bartel, i Grizzled Young Veterans Zach Gibson e James Drake, and Mark Andrews e Flash Morgan Webster. E nel main event, e qui un po' c'è stato il clou della serata, Walter, l'austriaco Super Walter, ha battuto Joey Coffey per sottomissione, ha mantenuto il massimo titolo WWE United Kingdom in 27 minuti e 30 secondi, ma quello che conta di più è che praticamente era terminato lo show, ma ad un certo punto c'è stata l'invasione di tutta l'Undisputed Era, nelle persone di Bobby Fish, Roderick Strong, Kyle O'Reilly e Adam Cole, che ha battuto letteralmente e brutalmente tutta l'Imperium, compreso anche il campione Walter. E questo ovviamente è un assaggino di quello che poi si vedrà nell'evento che precederà il 25 gennaio la Royal Rumble, ovvero Worlds Collide, dove appunto la Imperium, stable di quattro persone, affronterà dallo stesso numero l'Undisputed Era. In quello che dovrebbe essere, credo almeno, il main event di Worlds Collide, che sarà, e spero, ma credo che sarà così, un grandissimo match. Allontanandoci leggermente dalla WWE, un atleta ha fatto la storia del wrestling al femminile, ma che può essere al contempo anche maschile, perché in questa notte passata c'è stato il primo evento speciale pay-per-view della Impact Wrestling, dove Tessa Blanchard, questa atleta stratosferica che secondo me nel momento in cui terminerà il suo rapporto lavorativo con Impact ci sarà una guerra proprio di offerte tra All Elite e WWE, ha conquistato per la prima volta nella storia delle donne il titolo mondiale, che appartiene esclusivamente agli uomini, battendo Sami Callihan nel main event appunto del pay-per-view. Che dire, complimenti alla categoria femminile in generale del wrestling, che
un po' con la WWE, un po' con tutto palcoscenico del wrestling d'oltreoceano e se vogliamo anche europeo, insomma, le donne si stanno rendendo protagoniste. Quindi, insomma, questo primo evento speciale della WWE non ci ha regalato cambi di titoli, però ci ha dato, ho detto, soprattutto nel finale, belle soddisfazioni. Io ho iniziato quando ho visto l'invasione dell'Undisputed Era a pregustare già Worlds Collide, che non ci vorrà molto per attenderlo, poco meno di 2 settimane, ovvero il 25. Ora vado a dare un'occhiata al calendario. Sì, esatto, il 25, quindi tra 12 giorni, quindi un altro pochino di pazienza, come anche per la Royal Rumble, di cui poi farò anche per quel videoclip un resoconto finale con la card definitiva e poi quello parlando di quello che accadrà e speriamo di avere anche lì belle sorprese al pay per view omonimo con il nome della rissa reale. Grazie a tutti, sempre viva! Lo spettacolo, l'intrattenimento, nel caso specifico, viva il wrestling e insomma, diciamo che non c'è stato molto lontano il nostro connazionale a vincere le cinture, però se nota storica dice che sono passati 44 anni dall'ultima volta che un nostro italiano, in particolare Bruno Sammartino, leggenda storica del wrestling, diciamo, passato, antico, ha avuto un regno, regni titolati straordinari alla grande. Quindi, speriamo che presto o nel tempo possiamo avere atleti e magari anche atlete italiane che possono fare la storia nel wrestling in generale. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao!